La signora Vassilaki Eleni, il titolo Buone pratiche di sviluppo e promozione culturale digitale, opportunità per il turismo sostenibile nelle isole Ioni. La signora Vassilaki ha studiato ingegneria civile, post laurea in approfondimento nella gestione dei beni culturali, nonché nel campo dell'architettura urbanistica. Il suo recente progetto Stories Connected, Monumental Modern Online City, si è distinto al CALTAP Program, è stato presentato in vari convegni. La signora Vassilaki ha delle società a Corfù, collabora con istituzioni, istituti, organizzazioni, collaboratrice scientifica delle raccolte museali dell'Università dell'Ionio, coordinatrice del gruppo di lavoro cura delle mostre della rete dei musei delle isole Ioni. Vi ringrazio tanto, spero che si veda la mia presentazione. Grazie tante anche dell'ospitalità. Come è stato già detto, parleremo delle buone opportunità e buone pratiche. I concetti di cultura e del turismo sono saldamente legati in Grecia e soprattutto nelle regioni delle isole Ionie. Questo rapporto tra cultura e turismo è testimoniato anche dai risultati statistici degli ultimi anni. Questo turismo culturale riguarda però anche altre dimensioni come l'economia, lo sviluppo, la sociologia, la geografia umana e piano piano ci occupiamo di sostenibilità, di capacità di carico, dell'importa energetica e di altre dimensioni. La cultura e il turismo sono davvero la industria fondamentale della Grecia. Secondo i dati, la Grecia è il terzo paese che dipende dal turismo. Secondo gli ultimi dati di maggio del 2022, è il primo posto riguardo le 10 destinazioni turistiche più importanti. Secondo i dati che abbiamo riguardo le prenotazioni sull'Airbnb, vediamo che la Grecia ha il primo posto con un aumento, Corfù è al terzo posto con un aumento rispetto all'anno precedente. Vediamo anche le destinazioni turistiche importanti del 2021, posizione 6 e 10 sono le isole che provengono dalla nostra regione. Il turismo culturale. Secondo la ricerca dell'anno scorso, si vede che c'è un capitale importante culturale in Grecia, si sa in tutto il mondo, però non è considerata come un mercato di prodotto turistico e culturale. Ci sono bisogni di interventi immateriali e utilizzo della tecnologia. Per esempio, le informazioni che riguardano spazi culturali, azioni culturali, servizi del settore pubblico o privato. Che possono riguardare le farmacie, i mercati, servizi che riguardano i posti culturali, miglioramento dell'estetica, della segnalazione sulle strade, della pulizia. La tecnologia però si sviluppa e viene utilizzata nel migliore dei modi. E perciò la nostra regione si è notato che durante la pandemia anche enti molto piccoli sono stati costretti
a investire nella tecnologia digitale, poiché era l'unica via per rimanere in contatto con il loro pubblico e continuare a esistere. Per esempio, hanno creato dei siti internet, c'erano siti archeologici, musei senza una pagina internet, hanno fatto tour digitali, progetti informativi digitali, convegni, ma anche applicazioni di realtà virtuale, realtà aumentata, sono arrivati anche a cose molto più contemporanee come NFT e metaverso. Poi sono state anche i social media che hanno avuto un ruolo importante. Ci sono stati musei che hanno creato account piccoli o grandi, che hanno creato account su Facebook, Instagram, Twitter, addirittura TikTok, hanno creato delle azioni rivolte esclusivamente al pubblico di questi social media. Una strategia digitale per portare dei risultati positivi deve essere classificata bene, coerente, deve premiare il pubblico, deve avere obiettivi chiari, deve essere adattabile, documentata con dati, statistica, deve avere un contenuto, deve avere canali di comunicazioni, strumenti funzionali accessibili, semplici da usare e piacevoli per l'utente finale. Per capire quanto è stata importante, quanto è importante la tecnologia, specialmente dopo la pandemia, si vede anche da questa locandina che riguarda la giornata dei musei, 18 maggio del 2021, il futuro dei musei, e come vedete si usano i Google Lens negli occhi per vedere il futuro dei musei. Un altro esempio è la rete dei musei, creata anche questa durante la pandemia, la rete dei musei delle isole Ioniche. Durante la pandemia, partendo da queste giornate digitali, per affrontare inizialmente le conseguenze di questo fenomeno, il shock culture, abbiamo visto che sono unite 14 enti culturali da 5 isole, con tante differenze tra di loro, differenze di contenuto o istituzionali, i quali però avevano obiettivi comuni, che hanno unito le loro voci, che hanno cercato di promuovere il loro patrimonio. Così si è data luce ai tesori culturali delle isole Ioniche. Per esempio, vi faccio vedere i 14 enti che include questa rete. Hanno creato una mostra digitale della quale ho avuto il piacere di essere la coordinatrice. Una mostra che ha avuto un finanziamento che riguardava il museo di Dioniso Solomò. È stata presentata tramite la mostra, sono state presentate personalità, le arti, elementi della vita pubblica e privata. Abbiamo avuto allora oggetti museali da questa collezione, ma anche opere contemporanee da vari artisti. Per poter dare una mappatura della cultura ionica in generale. Per esempio, qua abbiamo l'opera d'arte
accanto le informazioni e la documentazione. C'è materiale acustico che riguarda la il tour del visitatore. Si può vedere anche l'artista stesso, mentre presenta il processo della creazione dell'opera d'arte. Ci sono oggetti d'arte che, se c'è la datazione, si mettono in una linea di tempo di datazione. C'è anche una mappa che unisce le isole Ionie, da Corfù a Zante. Hanno partecipato la maggior parte degli enti della rete. Qua vedete i nostri artisti. La presentazione delle opere ha voluto essere olistica. Non solo allora mostrare l'opera, ma anche l'artista, che descrive il modo in quale ha creato la sua opera. Collegamento con le pagine internet dei vari enti che hanno collaborato. La mostra digitale ha avuto come obiettivo di portare vicino al pubblico la cultura contemporanea, di muoversi tra le isole senza ostacoli temporali o chilometrici, di dare informazioni su personalità, usanze e abitudini delle isole Ionie e far conoscere le ricchezze culturali che si trovano nelle isole Ionie. Era così un invito per far visitare le nostre isole. Secondo la mappatura dei bisogni non è cambiata la verità. Possiamo dire che i bisogni sono aumentati. Ci vuole un finanziamento, il know-how, il personale, alloggio, documentazione, sicurezza, trasformazione digitale, interconnessione, collaborazioni stabili, adattamento e contatto con nuovi gruppi sociali. Secondo WWF, la Grecia è un destinazione turistica molto importante, perché è una linea costiera enorme che ha tante isole. Però le persone che si occupano del turismo pensano che non è i tre S, San, quelle le S turistiche, è quello che è il nucleo del nostro turismo. Anzi, noi dobbiamo avere altre possibilità per il turismo, e non solo per la stagione estiva. Ci vuole essere un allargamento della stagione turistica. Dobbiamo allungare allora la stagione turistica, proteggere e conservare i luoghi di interesse culturale, creare e sviluppare il turismo alternativo. Abbiamo turismo marino, abbiamo la flora e fauna importante, turismo tematico, che potrebbe essere turismo museale, religioso. Anche la comunità accademica apre nuovi orizzonti tramite l'Erasmus, le scuole estive, invernali, convegni, ma anche azioni di partecipazione delle comunità locali, ma anche collaborazioni internazionali, europee e internazionali, una diffusione delle collaborazioni delle isole ioniche. E questa diffusione non deve essere focalizzata solo nei capoluoghi delle isole, ma in tutta l'isola. Si
si per il futuro vediamo delle tendenze che piano piano diventano sempre più ovvie. Risk management, il controllo della portata, per esempio a Corfù e a Zante abbiamo più di 50.000 letti in un periodo molto stretto turistico, abbiamo un grande numero di turisti. Ionio riceve 7,2 all'11,2 dei letti di tutta la Grecia. Gli obiettivi sono le città sostenibili, il turismo sostenibile, la qualità della vita. Dobbiamo sostenere le infrastrutture, i collegamenti intrainsulari, la sicurezza, una strategia energetica mirata, servizi di qualità, uno sviluppo sostenibile senza modificare l'identità del posto, una promozione organizzata dal comune o della regione con un portal, un database. Formazione dei cittadini, dei professionisti, degli enti, per capire come possiamo tutti insieme. Ci sono tante proposte da ricercatori, da gruppi di persone. Tutti insieme possiamo ottenere il meglio. Vi ringrazio. Siamo noi anche che la ringraziamo, signora Vassilaki. Vorrei dire a questo punto che la transizione digitale delle isole Ionie era stata anche una via d'uscita durante il periodo del lockdown e della pandemia. Si è aiutato molto a passare alla nuova era dell'uso delle nuove tecnologie. Avete presentato dall'inizio fino alla fine problemi e le possibilità e avete dato consigli per i miglioramenti futuri. Vi ringrazio molto, invito chi vuole fare qualche domanda di utilizzare la chat, potete scrivere la vostra domanda.